questo numero unico consente una importante sburocratizzazione del processo in modo tale da garantire maggiore prossimità, maggiore cura, maggiore efficacia, maggiore efficienza. Da lunedì 21 ottobre la Guardia Medica, o meglio il Servizio di Continuità Assistenziale, risponderà al nuovo numero unico europeo 116-117 anche nei territori di Arezzo, Grosseto e Siena. Si tratta di un numero unico gratuito raggiungibile attraverso fisso cellulare che dovrà essere digitato per le cure non urgenti. Questo numero è un numero unico regionale, parte dalle ore 20 del 21 di ottobre per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Tutti i cittadini che hanno bisogno di cure sanitarie non urgenti in una prima fase per il servizio di guardia medica dovranno fare questo numero. Questo numero gli consentirà attraverso molte linee telefoniche l'accesso a una centrale operativa ubicata a Firenze che valuterà la richiesta e, se necessario, la smisterà sul territorio ai medici di guardia medica oggi presenti sul territorio aziendale. Dalle 20 del prossimo 21 ottobre la cittadinanza potrà dunque chiamare il nuovo numero unico per contattare il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale. Il primo evidente vantaggio è legato proprio alla possibilità di poter avere un'unica porta di accesso rappresentata da un numero che è lo stesso su tutto il territorio regionale, anziché tre diversi numeri che ad oggi il cittadino deve contattare per accedere al servizio di continuità assistenziale, quindi un numero unico, più semplice da ricordare e che è anche orientato, oltre che a una semplificazione, anche ad una maggiore equità di accesso. Infatti sia la centrale che i medici potranno contare su un servizio di interpretariato multilingua che consentirà, visto che le nostre aree sono anche diciamo ad alta intensità di flusso turistico, di dare le stesse opportunità di accesso anche a coloro che potrebbero essere svantaggiati da situazioni linguistiche o di altra natura. Sarà ad esempio possibile convertire la conversazione telefonica anche in una conversazione chat qualora questo appunto si rendesse più funzionale rispetto alle esigenze del cittadino.